Buonasera a tutti quelli che sono intervenuti e a quelli che sono con noi collegati. Ho il piacere grandissimo a nome del Presidente e della classe di salutare Rita Svandeli, che ha accettato l'invito a parlare su una delle più grandi scrittrici, poetesse del Novecento, Ingeborg Bachmann. Rita Svandeli è una germanista, mia collega per lunghi anni e amica, aggiungo, e ha una lunga, serie di credenziali per parlare della Bachmann e della letteratura tedesca del Novecento. Io dirò solo poche cose della lunga lista dei suoi titoli, delle sue pubblicazioni. Dirò solo che Ingeborg Bachmann ha accompagnato praticamente tutta la vita scientifica di Rita Svandeli, e culminata nell'edizione di una dei volumi più importanti dell'edizione critica, il trentesimo anno, presso il prestigioso editore Zurkamp. Però prima voglio aggiungere due cose. Chi farà la storia o l'aggiornamento dei triestini a Firenze, la lunga storia dei triestini a Firenze, da Stupari, Michelstedt, Fino, Magris, eccetera, ecco, dovrà inserire anche Rita Svandeli. Dovrà inserire anche Rita Svandeli, che ha portato, oltre al suo interesse, capacità critiche, il suo bilinguismo, ha portato il valore aggiunto della triestinità. La sua attività principale, credo, quella che resterà, è proprio soprattutto lo studio della letteratura femminile, della scrittura femminile. Ha studiato le più importanti scrittrici del Novecento, da Marlene Haushofer, Christa Wolf, ma non è da tutti anche studiare ben due scrittrici, due premi Nobel, Elfriede Jelinek e Hertha Müller. Tutte cose sulle quali, tutte per, figure e opere sulle quali Rita Svandeli ha scritto pagine importanti. E, naturalmente si è occupata anche di qualche scrittore, qualche importante scrittore come Stifter, come Grillparz, Musil, eccetera. Vi risparmio la lunga lista delle sue attività, a fianco di quelle scientifiche, delle sue cariche accademiche ed extra accademiche. E le do la parola ringraziandola ancora. Buonasera, mi si sente? Tutto a posto con il microfono? No, anche da remoto intendo. E va bene così. Ecco, grazie Maria, perché la patente di triestinità è quella a cui tengo di più, anche se sono andata via a 19 anni e mi sono iscritta all'Università di Firenze, vero? Grazie davvero. E dunque, sono qui per parlarvi di Bachmann e spero di aver fatto una scelta, diciamo, non troppo onerosa per il pubblico, tra i tanti argomenti, naturalmente, e allo stesso tempo di potervi dare un'idea di questa scrittrice.
Dunque, Ingeborg Bachmann è nata a Klagenfurt nel 1926 e morta nel 1973 a Roma, dove risiedeva da anni e dove aveva contatti con scrittori e intellettuali come, per citare solo i più noti, Pasolini, Elsa Morante, Ginevra Bompiani, Giorgio Agamben. Le sue relazioni italiane non si fermano però all'ambiente romano. Vale la pena ricordare anche l'amicizia con Luigi Nono, più tardi con Roberto Calasso e Fleur Jeghi, con Gian Giacomo e Inge Feltrinelli. Di Giuseppe Ungaretti, Bachmann tradusse una scelta di liriche. Ho iniziato con questi assai sintetici riferimenti italiani perché sto parlando appunto a un pubblico italiano qui all'Accademia La Colombaria, che ringrazio per questa occasione, ringrazio il presidente Rogari, nata all'interno appunto questa occasione di una serie dedicata a scrittrici europee. Europea e cosmopolita, la poeta docta Bachmann lo fu davvero. Basta ricordare le sue collaborazioni con riviste letterarie multilingue come Botteghe Oscure e il progetto della rivista Gulliver o Gulliver. È inoltre il caso di menzionare qui che Bachmann possedeva e conosceva bene Le Deuxième Sexe di De Beauvoir, e che del romanzo L'Invité, l'invitata, sembra che Bachmann abbia ripreso alcuni motivi nel suo racconto Un passo verso Gomorra. Ad Anna Akhmatova Bachmann dedica una poesia, Wahrlich, veramente o in verità, e la legge in presenza in occasione del premio Etna Taormina conferito alla poetessa russa nel dicembre 1964. Bachmann ammirava Akhmatova e quando il proprio editore Piper volle affidare a uno scrittore molto compromesso con il nazismo, Hans Baumann, la traduzione delle poesie di Akhmatova, Bachmann, che aveva proposto Paul Celan quale traduttore, decise di rompere con Piper e di passare a Suhrkamp. I rapporti di Bachmann con le scrittrici sono però importanti non solo in linea ascendente, ma anche in linea discendente, fino alle giovani e meno giovani che le hanno dedicato poesie e racconti, che le hanno riconosciuto il ruolo di maestra e ispiratrice, come Elfriede Jelinek, per citare solo la più famosa, fino a Helga Schubert, che con un racconto ispirato al trentesimo anno ha vinto l'edizione 2020 del premio letterario intitolato a Bachmann, premio che nei paesi di lingua tedesca è diventato il più importante per scrittori non ancora propriamente affermati. Una scrittrice solo di 3 anni più giovane di Bachmann, Christa Wolf, fu una sua sapiente lettrice critica fin dalla prima edizione di Bachmann in DDR nel 1966. Di Wolf voglio citare e sottolineare qui l'epitaffio, il più bello nella sua sinteticità, tra gli innumerevoli che apparvero in quell'occasione. Una sul cui uso serio delle parole hai sempre fatto affidamento. Ondina se ne va. Così nel suo romanzo Trame d'infanzia, 1976, volle ricordare la morte di Bachmann. Queste brevi notizie aiutano a capire come Bachmann sia considerata la più importante scrittrice di lingua tedesca del Novecento, in mezzo ad altre grandissime peraltro, e anche se nel frattempo 2 scrittrici di lingua tedesca hanno vinto il Nobel, l'ha già ricordata più su, Elfriede Jelinek e Hertha Müller.
Cercherò di rintracciare sinteticamente i motivi di tale importanza, dando qualche piccolo esempio della sua scrittura che nasce da una ricerca continua di trovare il genere letterario più rispondente al suo progetto. All'inizio si tratterà della lirica e saranno i radiodrammi accanto ai numerosi saggi, poi avverrà quello che lei chiama il trasloco nella testa, che la porterà ai racconti del trentesimo anno. Poi ancora la prosa onirica di Ein Ort für Zufälle, che è stato tradotto come luogo eventuale, non so se è proprio la traduzione migliore, comunque nel 64 e che è nato dal suo discorso di ringraziamento per il premio Büchner. Prosa onirica che andrà a costituire anche una parte del romanzo Malina, fino ai racconti poi dell'ultima raccolta, che è veramente un genere di narrativa nuovo nella sua produzione, Tre sentieri per il lago, è il titolo in italiano, in tedesco Simultan, che nelle intenzioni di Bachmann dovevano essere i primi racconti di una serie, come aveva dichiarato anche a proposito del romanzo Malina, il primo di una serie. Tre sentieri per il lago, Simultan, esce nel 72 e nel 73, nell'ottobre 73 muore. La sua ricerca letteraria nasce da un profondo impulso etico che le impedisce di accontentarsi del successo ottenuto con la poesia. Vincendo il premio del gruppo 47 con la sua prima raccolta di liriche di Gestundete Zeit, il tempo, la prima traduzione in italiano è stata il tempo dilazionato, forse quella proposta da un grande studioso di Bachmann che ci ha lasciato pochi mesi fa, Luigi Reitani, quella proposta appunto del tempo concesso a revoca è forse più esatta. Comunque, appunto, con questa prima raccolta di liriche di Gestundete Zeit vince a soli 27 anni il premio del gruppo 47 ed entra sulla scena letteraria tedesca dalla porta principale, come si suol dire, tanto che nel 54 le viene dedicato il servizio di copertina della rivista Der Spiegel, fatto mai avvenuto né prima né dopo per uno scrittore, tantomeno per una scrittrice. Questo inizio spiega come mai sia diventata fin dagli esordi una figura sulla quale circolavano narrazioni di ogni tipo e spesso contrastanti tra loro. Lei stessa ha fatto materia narrativa di questo fenomeno in un racconto che poi non ha dato alle stampe, pubblicato postumo, Ritratto di Anna Maria, Portrait von Anna Maria. Nel 2011 è stato pubblicato un corposo volume miscellaneo che analizza il fenomeno Mythos Bachmann. In anni recenti, comunque, sono stati pubblicati alcuni carteggi importanti, dopo quello con Paul Celan già nel 2008, con Hans Magnus Enzensberger nel 2018 e pochi mesi fa quello con Ilse Eichinger. 2021. Nell'ambito della nuova edizione commentata Werke und Briefe, la cosiddetta edizione salisburghese, Salzburger Ausgabe, ogni particolare biografico rilevante viene via via studiato e inserito nel suo contesto, a detrimento dunque del mito Bachmann, in parte, Ciò che si delinea anche grazie a questi ulteriori materiali e che colpisce è il progetto di vita di Ingeborg Bachmann, così preciso e determinato di seguire la propria Sendung,
di realizzare la propria chiamata alla vocazione artistica. Negli ultimi mesi di guerra, quindi quando lei inizia questo percorso, il progetto di uno studio universitario sembra del tutto irrealizzabile, ma viene ripreso già nell'autunno del 45 con l'iscrizione prima all'Università di Innsbruck per un semestre e poi per un semestre a Graz e con la pubblicazione nel 46 di un primo racconto. Le difficoltà economiche sono grandi, ma nell'autunno del 1946 Bachmann si iscrive all'Università di Vienna, la città agognata, quella che sembrava più lontana, nella quale avviene la sua formazione e che costituirà l'ambientazione di tante sue opere, anche di quelle scritte alla sua scrivania romana. Non sono solo gli ostacoli materiali a dover essere superati in questi anni della giovinezza, comuni del resto a tutta la generazione. Bachmann ha una difficoltà in più. È donna giovane e ha un progetto di vita indipendente. Le è chiaro fin dall'inizio che perseguimento dei suoi obiettivi è inconciliabile con una scelta stabile di organizzazione di vita come il matrimonio, anche se dolorosamente consapevole delle rinunce che un tale progetto comporta, come leggiamo nella corrispondenza con Ilse Eichinger, l'amica scrittrice ebrea per parte di madre, autrice di quello che viene considerato il romanzo del primo dopoguerra, La speranza più grande, 1948. Eichinger aveva scelto di sposarsi con Günther Eich e aveva avuto due figli, ai quali Bachmann pensava spesso con dei regali, e con la malinconia derivante dal riconoscere che una eventuale maternità non era conciliabile con la situazione di vita che si era scelta. Le scelte di vita di Bachmann la distinguono dalla maggior parte delle altre scrittrici di allora e la pongono in una situazione che alimenta dunque il mito cui accennavo. D'altra parte affinano la sua sensibilità per le dinamiche di potere, di un potere fortemente patriarcale, in ambito pubblico e privato, nella società come in famiglia, nella quotidianità come nel mercato letterario. Voglio partire dalla domanda: cosa è utile dire e conoscere di questa biografia per accedere ai suoi testi, appunto, lasciando da parte il mito che non deve, in quanto a presenza nella circolazione culturale, sopravanzare l'interesse per l'opera stessa, come talvolta è accaduto. Possiamo intanto attenerci a ciò che Bachmann stessa scrisse nella sua breve autopresentazione nota biografica. Ho vissuto la mia giovinezza in Carinzia, nel sud, in prossimità del confine, in una valle con due nomi, uno tedesco e l'altro sloveno, e la casa abitata da generazioni dai miei antenati, austriaci e vendi, conserva ancora un nome che sa di straniero. Per l'appunto vicino al confine passa un altro confine, quello della lingua, ed io da una parte e dall'altra ero di casa, con le storie di buoni e cattivi spiriti di due e di tre paesi. Oltre i monti, infatti, a un'ora di cammino è già Italia. La strettezza di questa valle e la coscienza del confine penso che mi abbiano procurato il desiderio di terre lontane. Fine della citazione. La carinziana Bachmann, cresciuta dunque come appartenente alla minoranza protestante,
e per parte della famiglia paterna appartenente alla minoranza slovena presente da secoli in Carinzia, i Vendi appunto, assume tale particolare origine all'interno della troppo complicata identità austriaca in modo assai consapevole, la fa propria, ma non in senso convenzionale. Non diventa certo una Heimatdichterin, come disse per scherzo a Hans Werner Henze la prima volta che si incontrarono. Anzi, cioè Heimatdichterin, poeta della terra poetessa della terra natia. Sapete che Heimat, insomma, ecco, è un vocabolo particolare. Anzi, grazie a un costante impegno teorico e morale, Bachmann è diventata la coscienza critica dell'Austria nel momento cruciale del dopoguerra e della nascita della Seconda Repubblica. Ha inoltre individuato nella struttura della famiglia piccolo-borghese le dinamiche della violenza del fascismo privato, e questo merito le è testimoniato in particolare da Elfriede Jelinek. Partendo dunque da un nucleo territoriale e culturale ben delimitato, in cui si forma durante gli anni della Prima Repubblica, dell'Anschluss e della guerra, amplia subito l'orizzonte al di là dei confini in un movimento decisamente centrifugo, aperto, in cui il confine diventerà sempre più un tempo e un luogo interiore da cui nascerà un potente insieme di immagini e metafore. Fino ai suoi testi dell'ultima produzione si può inseguire questa dinamica che rifugge da ogni fissazione in ideologie chiuse, come dice lei stessa, a proposito del pensiero utopico nei suoi due saggi dedicati a Musil. La sua poetologia, utopica appunto, l'ha consegnata al saggio Letteratura come utopia, l'ultima delle cinque lezioni di poetica tenute alla cattedra di Francoforte 1959-1960, cito. Sebbene, o forse proprio perché è un miscuglio di cose passate e di cose che abbiamo ritrovato, la letteratura è questo, è la speranza, è il desiderio cui noi diamo forma attingendo al nostro patrimonio secondo le nostre esigenze. Sicché essa è un regno aperto al futuro di cui non conosciamo i confini. Il nostro desiderio fa sì che ciò che ha già preso forma grazie al linguaggio partecipi anche di ciò che ancora non è stato detto. E il nostro entusiasmo per certi testi splendidi è, in realtà, l'entusiasmo per la pagina bianca, non scritta, sulla quale sembrano altresì fissarsi le future conquiste. Ricordo qui solo brevemente che Bachmann si è addottorata in filosofia, cose molto abbastanza note, diciamo, con una tesi su Heidegger, ma che diceva che era di grande importanza per gli scrittori della sua epoca il pensiero di Ernst Bloch, quindi il principio speranza che qui, e qui diciamo questo influsso sicuramente si riconosce. Il sogno di espressione, che non potrà mai essere realizzato compiutamente, si muove su una linea di confine con l'indicibile. E il linguaggio non è solo strumento, ma nella produzione lirica è anche partner, compagno, in un processo creativo che con l'indicibile si deve confrontare, ma che dall'altra parte
deve sconfiggere il linguaggio della canaglia, quello parlato dalla figura Moll nel racconto che dà il titolo appunto alla raccolta del trentesimo anno. Il linguaggio dei carnefici di ieri, che ora vuotano il nappo d'oro, come si legge in una poesia della prima raccolta, Früher Mittag, mezzogiorno precoce. Dei tanti testi lirici cito qui il motivo del mancare ogni meta dal monologo del principe Myshkin, un altro dei suoi testi lirici, forse tra i più famosi. Cito questa strofa. Anche nella traduzione di Maria Teresa Mandalari, anche questo è già spirito, la monotonia di un lieto gioco povero, l'altalena nel vento e giù e su a ridere. Questa è la meta, non essere posseduti da noi stessi e mancare ogni meta. E anche questa è musica, con un suono idiota, sempre lo stesso, andare dietro a una canzone promessa per noi di una successiva. Faccio una piccola nota, Henze le aveva chiesto il testo per la sua musica sul balletto di Tatiana Ksovsky, eccetera, tratto dall'Idiota di Dostoevsky. Sulla parola libera, chiara e bella, così la chiama, viene riversata tutta l'energia desiderante dell'io lirico. È una parola che si oppone all'uso corrotto del linguaggio e che contiene una promessa di rigenerazione. Leggo un'altra strofa. Vieni, grazia di suono e di fiato, fortifica questa bocca quando la sua debolezza ci atterrisce e frena. Vieni e non ti negare, poiché noi siamo in lotta con tanto male. Prima che sangue di drago protegga il nemico, cadrà questa mano nel fuoco. Mia parola, salvami. E questa traduzione invece di Luigi Reitani. Mi si sente bene? Resistete ancora? Sì. Allora, il passaggio di Bachmann alla prosa narrativa, quel famoso trasloco nella testa, preceduto da due radiodrammi che ebbero grande successo, Le cicale e Il buon Dio di Manhattan, è segnato dalla raccolta, questo passaggio, del 1961, questo trentesimo anno già più volte ricordato qui. È una raccolta formata da 7 racconti, di cui ricorderò qui solo l'ultimo, che è anche il più famoso, su cui Hermann Dorwin ha anche scritto, Ondina se ne va. Costruito nella forma dell'invettiva, contrappone Ondina, che parla in prima persona, agli uomini, che però in tedesco sono sia Menschen, sono anche Ungeheuer, mostri, ma sono soprattutto Männer. Ondina è la personificazione del desiderio di espressione artistica, è l'arte che viene sì chiamata nella notte dagli uomini, invocata, desiderata, ma anche sempre tradita. E leggo un passo. La mia memoria è inumana. Un altro grande tema, la scrittura della memoria. A tutto ho dovuto ripensare, a ogni inganno e a ogni bassezza. Vi ho rivisti negli stessi luoghi.
Mi sono apparsi luoghi di infamia, quelli che un tempo erano luoghi di luce. Che cosa avete fatto? Ho taciuto, non ho detto una sola parola. Ditevelo da voi. Ho sparso un po' d'acqua su quei luoghi perché potessero verdeggiare come tombe, perché alla fine rimanesse quella luce. Ondina, fine della citazione. Ondina si attaglia bene a personificare l'arte, perché in quanto creatura che si muove tra terra e acqua, è caratterizzata dall'elemento liquido e mobile, dalla sua identità plurima e diffusa, anfibia, è inoltre particolarmente adatta a dar voce a tutto ciò che è stato escluso da quell'ordine contro cui le figure dei sei racconti precedenti nella raccolta intraprendono i loro disperati tentativi di ribellione e demolizione. In questo senso riprende le fila questo testo, le fila presenti nel volume, andando a costituire un disegno che non giunge a una conclusione, che è aperto e che si affida all'interpretazione delle lettrici e dei lettori. Questa Ondina che chiama gli uomini e allo stesso tempo scaglia contro i traditori un'invettiva durissima, da oggetto del discorso, quale è stata la sirena in tutta la tradizione millenaria, che non occorre qui che vi ricordo, diventa soggetto del discorso. Grazie alla sua doppia natura di voce della creazione artistica e di fantasia maschile, di cui mantiene peraltro le tracce, carica di storia e di infinite varianti, Ondina esprime una posizione al di fuori dell'ordine, ma attraversando tutto il discorso precedente, facendolo implodere in se stesso. Le risa gorgoglianti di Ondina che sommuovono le acque. Lo riattraversa per riuscire alla fine a superare anche la contrapposizione tra lei e Hans, che è una delle figure maschili sempre invocata, diciamo che sta per l'insieme delle figure maschili. Dunque, la contrapposizione tra lei e Hans, tra il soggetto e l'oggetto, tra il maschile e il femminile. Discorso amoroso e discorso poetologico confluiscono nella sua voce. Questo racconto è al centro della ricezione di Bachmann da parte della cultura delle donne, anche dei fraintendimenti, intendiamoci, che inizia alla fine degli anni 70, in particolare con il libro Franza, edito postumo appunto per la prima volta nel 1978. E anche il romanzo Malina poi sarà molto discusso nella cultura delle donne. La figura di Franza è quella che esemplifica meglio come le figure femminili di Bachmann abbiano il maschile dentro di sé, non siano autonome e definite al femminile. Anche la scrittrice protagonista del romanzo Malina lotta contro la necessità di affidarsi a un assai inaffidabile e ostile alter ego maschile, Malina appunto. Queste figure sono vittime dell'adesione interiorizzata al maschile più che dell'imposizione esterna. Ma la rappresentazione della violenza storica è comunque ben presente in tutta l'opera di Bachmann. I demoni della storia si affacciano dovunque, nella Vienna o nella Germania del dopoguerra, come anche nei tanti paesaggi mediterranei italiani della lirica, come nella Berlino del Muro, o nelle tante storie dei crimini della nostra società in cui non scorre sangue, ma alla fine si spalanca lo scenario sul cimitero delle figlie assassinate, nel capitolo dei sogni in Malina, appunto.
Parlo ora brevemente ancora dell'ultimo testo pubblicato in vita. Per quanto riguarda le protagoniste dei 5 racconti dell'ultima raccolta Simultan, sono molto diverse l'una dall'altra per età, estrazione sociale, cultura, condizione esistenziale. La prima è un'interprete simultanea. Le tre donne protagoniste dei racconti centrali non hanno una professione né un compito concreto nella vita. Non è un caso che siano queste figure ad avere la minore consapevolezza delle proprie strategie di rimozione e sopravvivenza. Rifuggono dagli sconvolgimenti violenti, come dice l'interprete simultanea, a costo di far finta di non vedere Miranda in Occhi felici o di sentire invece ciò che non c'è, l'anziana signora Jordan dell'Atrato. Con l'ultimo che è un racconto bellissimo secondo me, con l'ultimo racconto della raccolta Tre sentieri per il lago, appunto Drei Wege zum See, uno dei suoi testi che veramente si possono chiamare una Meistererzählung, concludo ritornando a quel movimento centrifugo di cui parlavo all'inizio, simboleggiato qui dal non raggiungimento del suo lago. Come noto, Klagenfurt si trova sul Wörthersee, il cui nome deriva dalla località e dalla chiesa di Maria Wörth. Wörthersee è però omofono di Wörthersee senza H e che vuol dire il lago delle parole. Questa omofonia sembra un segno del destino. La protagonista del racconto, Elisabeth Matrai, pur attenendosi nelle sue passeggiate alle cartine topografiche del luogo, alle Wanderkarten, non riuscirà mai a scendere dal bosco fino alla riva del lago di parole. Non viene detto questo, naturalmente, sarebbe troppo esplicito parlare di un lago di parole nel racconto. La dinamica che innerva questo testo, come altri, è proprio quella dell'oscillazione tra l'allontanamento e il desiderio del ritorno. Si tratta di un'impossibilità di radicamento che ha motivazioni storico-sociali e filosofico-culturali lungo le linee di frattura, disconnessione e ibridazione. Alla fine la protagonista riconoscerà l'estraneità come il proprio destino. E la extraterritorialità viene chiamata. C'è tutta la ricezione di Josef Roth e così via. In quella che Bachmann ha considerato la sua ultima poesia, ora sintetizzo un pochino, in quella che Bachmann ha considerato la sua ultima poesia, Böhmen liegt am Meer, la Boemia si trova sul mare, il superamento anche dei propri confini interiori era stato proiettato su un territorio che ha un nome e una realtà ben determinati, ma che una lunga tradizione letteraria iniziata con Shakespeare ha reso un luogo dell'immaginario letterario e utopico. Pubblicata nel 1968, la Boemia si trova, anzi prima nel 64, scusate, la Boemia letta per la prima volta, poi pubblicata in Kursbuch, eccetera. La Boemia si trova sul mare e per Ingeborg Bachmann il testo a cui più si sente legata e dal quale tuttavia potrebbe anche immaginare di togliere il proprio nome quale autrice, perché si tratta di un regalo a tutta l'umanità, così dice in un'intervista. Concludo leggendo le ultime
gli ultimi quattro versi in traduzione questa, credo mia, e leggendo però anche l'originale. Io confino con una parola e con un'altra terra, confino, anche se poco, sempre più con tutto. Boemo, chierico vagante, che niente ha, che niente trattiene, dotato soltanto dal mare, che dubbio, di occhi per la mia terra d'elezione. Ich grenz noch an ein Wort und an ein anderes Land, ich grenz, wie wenig auch, an alles immer mehr. Ein Böhme, ein Vagant, der nichts hat, den nichts hält, begabt nur noch vom Meer, das strittig ist, Land meiner Wahl zu sehen. E con questo ho concluso e vi ringrazio dell'attenzione, che spero non troppo. Grazie Rita, questa bellissima lezione. Solo chi conosce a fondo la materia può permettersi un'esposizione così lineare e pacata come tu ci hai fatto della vita e dell'opera di Ingeborg Bachmann. Non so se qualcuno, Norma, che si chieda se qualcuno del pubblico vuole fare delle domande. La materia è vastissima. In attesa che qualcuno maturi allora qualche domanda, vorrei fartene una io, perché mi sembra che tu non abbia toccato oppure il tema che ti aspetti, cioè il rapporto tra Bachmann e l'Italia, il Mediterraneo e Roma. Noi, anche il tuo maestro, il nostro amico Bevilacqua, ha conosciuto Bachmann a Roma, si è riflettuto su questo, e poi c'è il rapporto Bachmann-Ungaretti. Ci puoi dire qualcosa? Sì, avevo incominciato, vedi, molto brevemente all'inizio a parlare di queste relazioni culturali molto intense che vengono anche studiate, alle quali anche è previsto uno dei volumi di questa nuova edizione, è previsto sui carteggi italiani con gli intellettuali italiani, dunque un'intera sezione. Io, come vedete, ho fatto una sintesi terribile, no? Delle poesie, ho detto veramente poco, come anche del resto. La prima raccolta è appunto Il tempo dilazionato, la seconda raccolta di poesie 1956 è Invocazione all'Orsa Maggiore, che è suddivisa in quattro sezioni, e la terza e la quarta sezione sono di questi componimenti lirici, sono di ambientazione italiana, che era già comparsa anche nella prima raccolta di poesie. E qui ho solo detto che anche questo sud è molto diverso rispetto a certa tradizione della letteratura tedesca, e invece appunto ho sottolineato che porta i segni della violenza storica anche questo sud, in particolare le prime
poesie del ciclo Lieder auf der Flucht, canzoni durante la fuga, che sono ambientate, anche se per la lirica non mi piace mai questo termine, ma che comunque fanno riferimento al Golfo di Napoli, viene proprio ricordato il Golfo di Napoli, ecco. E in questo sud però c'è anche, per esempio, uno dei componimenti, Andisonne, che è un inno al sole e una delle poesie che mi risulta essere più presente in antologie, anche in antologie scolastiche, che è abbastanza complessa anche come componimento, contiene sicuramente anche, o presenta questa lode proprio dell'esistenza, della vita e di ciò che dà la vita, e d'altra parte però c'è sempre il movimento contrario, cioè quello rappresentazione anche in queste immagini del distacco necessario per trasformare questo in rappresentazione artistica e di ciò che va perduto dell'esistenza. Ecco, ci sono, questa è la dinamica, diciamo. Però il sud è una topografia molto importante che fa parte di questa topografia, appunto, della fondazione di una terra poetica, come l'ho chiamata. Grazie. No, tanto volevo fare un complimento a Rita. Chi ha letto la monografia I sentieri della scrittura, chi ha letto il commento al volume Il trentesimo anno, sa, apprezza anche la capacità di sintesi che hai dimostrato di fronte a tanti aspetti che hai trattato in altra sede. La cosa che mi ha colpito anche oggi è questa, la diversità, la ricchezza di produzione della Bachmann e allo stesso tempo la grande coerenza e unitarietà di quello che lei chiamava la problem constante, no? Che dal breve testo biografico dove parla del confine sud della Carinzia, fino all'ultimo racconto, Tre sentieri per il lago, dove di nuovo guarda verso il Sutrailand, per cui c'è una straordinaria coerenza e unità in questa produzione. Eppure le svolte sono state spesso fraintese o criticate. Forse puoi dire qualcosa su questo, che quando Reich-Ranitzky parla a proposito dei racconti di una poetessa lirica caduta, no? Che falle nell'Lyrikerin, e come si spiega la difficoltà di certa critica di accogliere questo cambiamento, questo passaggio dalla lirica alla prosa, e come lo spieghi tu invece questo passaggio? Come spiego io il passaggio? Allora, parto da ciò che dice Bachmann, intanto, insomma, per darle credito sulle proprie cose, che dice:
che a un certo punto fare lirica le sembrava troppo facile, e voleva appunto cimentarsi con altro. Questo ho brevemente accennato a questo. Voleva cimentarsi in altri, peraltro lei aveva già scritto prosa, no? L'aveva scritta, ma la considerava assolutamente non, insomma, importante, questi primi racconti sono stati, diciamo, ritrovati e riediti appunto dopo la sua morte. Però questa la facilità della poesia derivava secondo lei dal fatto che per scrivere liriche e poesia anche riuscita non è necessario fare quelle profonde esperienze di vita che sono necessarie invece per la prosa. In questo senso lei vedeva questa sfida della prosa, no? Poi ha continuato a scrivere poesie in realtà. Si sono viste nel suo lascito, naturalmente non poteva fare a meno di scrivere poesie, e alcune le ha appunto via via pubblicate, sparse, ma non più raccolte, no? E appunto questa meravigliosa la Boemia si trova sul mare. Così è un'occasione anche per ricordare chi ha scritto un articolo, un saggio sulla Boemia si trova sul mare, che è stato un collega e un amico che ci ha lasciato qualche, anche lui un anno fa più o meno, Fabrizio Cambi, con il quale ho discusso, ma me lo ricordo perché ho discusso della Boemia si trova sul mare con lui. Io sempre entusiasta della Boemia si trova sul mare, di tutta la poesia che naturalmente qui non ho letto, mi commuovo sempre quando la leggo, e lui che invece diceva no, io trovo, anche se l'aveva studiata più di me, dice Eva, io trovo altri componimenti molto più belli, cioè più riusciti, questo lo trovo un po' e intellettualistico, mi sembra che abbia detto. Ecco, quindi è chiaro che ognuno legge in modo diverso, no? E anche questo fa parte dell'utopia della letteratura. Ecco, quindi nel corso del mio lavoro a questa edizione del trentesimo anno ho letto anche carteggi con la casa editrice, eccetera. La preoccupazione proprio del riuscire a rendere in forma narrativa. E una ricerca costante, una correzione, un ritornare sui suoi testi, anche nel piacere di questo lavorio continuo. Questo ho potuto verificare in questa corrispondenza. Quindi, per arrivare invece alla prima parte della tua domanda, vabbè, a parte che insomma il giudizio di Reich Ranicki sappiamo che insomma, aveva era un critico, diciamo, molto potente, ma anche molto particolare, che aveva le sue preferenze, che aveva che ha fatto fortuna anche con questi giudizi
molto caustici certe volte, no? Molto tranchant. E anche dei racconti di Simultan disse che erano racconti che si potevano leggere dalla parrucchiera, ecco. Quindi gli dà subito un'etichetta, non solo quindi il trentesimo anno. I racconti del trentesimo anno sono stati fraintesi non solo da Reichranitzky, ma anche da due critiche donne. E questo lo sottolineo perché Bachmann in una lettera dice che, vabbè, non è che lei si aspettasse naturalmente, sapeva che i suoi temi e così via avrebbero avuto delle difficoltà nella ricezione, però le recensioni di quelle due signore, der beiden Damen, queste proprio le hanno causato, diciamo, un certo disagio, forse anche una certa rabbia, questa incomprensione per i suoi temi, che erano anche i temi del, appunto, diciamo, nel trentesimo anno si vedono tutti i suoi temi nei sette racconti e tra gli altri appunto anche le strutture, la critica alle strutture patriarcali, insomma, per dirla in modo molto sintetico. E naturalmente al linguaggio, ecco, non so se credo che sia una questione proprio del mercato, di quel mercato librario e letterario che Bachmann stessa ha descritto nei frammenti, no, del Todesarten Komplex Projekt, la fiera di Francoforte, eccetera, tutte le dinamiche e così via, che sia insito in questo mercato il porre, diciamo, dei limiti che, a cui bisogna attenersi, oppure il porre dei limiti e giocare molto con queste costruzioni, appunto, di mitiche, ecco, che nascono dalle varie etichette affibbiate che non devono essere messe in dubbio, eccetera. Sono vere e proprie dinamiche di potere, insomma. Anche ci sarebbe moltissimo da aggiungere, e penso, ma lo rimandiamo a un'altra occasione, penso che non sia stato nemmeno del tutto un caso che la lezione su Bachmann segua quella su De Beauvoir. Una linea le unisce se non altro la cornice filosofica nella quale si inserisce la loro attività poetica. Dedicheremo a questo un'altra iniziativa. Per oggi ringraziamo moltissimo Rita Svander per questa bellissima lezione, ringraziamo il pubblico intervenuto e quello collegato. Diamo appuntamento al prossimo martedì 15 e per ascoltare Donatella Pini dell'Unità Università di Padova su Carmen Martín Gaite. Arrivederci e grazie ancora. Grazie a voi.